Maria Stuarda. Di Maria Stuarda si sono talmente occupati letterati e musicisti da farci perdere i contorni reali di questa donna, ormai quasi più un simbolo che una realtà. Proviamo a ritrovarle insieme, questa grande regina, come sempre con l'aiuto di documenti originali, e vediamo se è differente da come ce l'eravamo immaginata. Scozia, 14 dicembre 1542. Il re di Scozia, Giacomo V, giace nel suo letto, stroncato da un collasso nervoso. I medici e la moglie Maria di Guisa, che ha partorito da 6 giorni soltanto, si accalcano attorno al suo capezzale, ma per il sovrano non c'è più nulla da fare. Prima di esalare l'ultimo respiro, il re si rivolge alla sua sposa. Dovreste essere nei vostri appartamenti a riposare. Presto vi aspetta un arduo compito, la successione al trono. Non dovreste indugiare ancora. Vi prego, andate. Qui non siete che d'intralcio alla mia morte. Non parlate così. Voi vi riprenderete e tornerete ad essere quello di un tempo. Non potete lasciarmi sola con una bambina di pochi giorni e senza eredi maschi. Vostra figlia diventerà la regina di Scozia. Toccherà a voi seguirla e vegliare su di lei, verso il destino che l'aspetta. Sono queste le ultime parole del re, che poco dopo chiude per sempre gli occhi. E con la sua morte, la piccola Maria Stuarda è ufficialmente la regina di Scozia. Ma chi dovrà governare in sua vece? Il problema richiede un'immediata soluzione, e quella che si scatena è una lotta senza esclusione di colpi. Protagonisti di questa disputa sono il partito filo-scozzese e quello favorevole a un'unione con l'Inghilterra, meglio se cementata da un matrimonio della piccola Maria con Edoardo, il figlio di Enrico VIII. La madre, Maria di Guisa, sembra inizialmente propensa a scegliere il partito inglese e coglie l'occasione per presentare la figlia, che ora ha compiuto 3 anni, a Ralph Sadler, ambasciatore di Enrico VIII, giunto appositamente in Scozia. Così Sadler scrive al suo sovrano: «Assicuro la maestà vostra che la giovane regina di Scozia è una creatura bella quant'altre ne ho viste alla sua età e altrettanto capace di vivere, con la grazia di Dio». Ben presto, tuttavia, Maria di Guisa abbandona la politica filo-inglese e si avvicina alla Francia e al cattolicesimo, promettendo ufficialmente la figlia al delfino di Francia. Fra Scozia e Inghilterra è ormai guerra aperta. È l'anno 1548. Maria Stuarda compie 6 anni ed è ora per lei giunto il momento di lasciare la patria e trasferirsi alla corte di Francia in vista del futuro matrimonio. Il primo cruciale incontro per Maria alla corte francese è quello con lo sposo designato, il delfino Francesco, che all'epoca ha 5 anni. I due bambini si piacciono a prima vista, tanto che Maria dichiara subito la sua simpatia al re, che la interroga incuriosito. Francesco è il bambino più bello e simpatico che abbia mai conosciuto. La sua vita a corte trascorre così in modo lieto e sereno. E la bambina si trasforma negli anni in una fanciulla di tale bellezza da divenire una delle più desiderate d'Europa. Alta, fiera, i capelli che le ricadono sulle spalle in una chioma fiammeggiante, Maria non è soltanto splendida, ma anche una creatura dotata di particolare intelligenza. Tutti la amano. L'intera corte stravede per lei. Un giorno dell'anno 1550 le giunge una notizia inaspettata, una sorpresa che la riempie di gioia e che così le fa scrivere alla nonna. La regina mia madre, con la sua lettera datata 23 aprile, mi ha promesso che sarà qui molto presto per vedermi, il che per me è la maggior felicità che potessi desiderare su questo mondo. La lunga visita di Maria di Guisa alla figlia viene però guastata da un episodio terribile: la scoperta di un misterioso complotto per avvelenare la giovane regina di Scozia. Scrive Antonia Fraser: «Il complotto era stato progettato da un arciere della guardia, ma su tutta la cospirazione resta ancora oggi un'ombra di mistero». Maria di Guisa, senza poter andare a fondo sul perché qualcuno volesse la morte della figlia, trascorre ancora qualche mese alla corte francese, ma è poi costretta a ripartire per la Scozia. È l'addio definitivo alla sua adorata creatura, che a sua volta piange e si dispera a tal punto
da far temere per la sua stessa salute. Il tempo l'aiuterà però a superare il dolore di quel distacco, a crescere e a trasformarsi in una raffinata francese. Il legame con la patria, la Scozia, sembra ormai reciso per sempre. Maria è ora alla vigilia delle sue nozze con il Delfino di Francia, nozze che si svolgeranno su uno sfondo di fastosità senza fine. Il matrimonio si tenne domenica 24 aprile 1558 nella cattedrale di Notre Dame, abbellita alla maniera antica, in modo da farne una specie di teatro all'aria aperta. I gigli reali erano ricamati dappertutto, letteralmente disseminati sul baldacchino posto di fronte alla chiesa. Maria portava una veste bianca come i gigli, così sontuosa e ricca che lo scrittore contemporaneo lasciò cadere la penna, incapace di descrivere tanto splendore. Lo stesso anno accade però un evento di cruciale importanza che cambierà le sorti di Maria Stuarda, felice sposa del Delfino di Francia. La regina d'Inghilterra muore senza lasciare figli ed il trono viene ereditato dalla sorellastra Elisabetta, una donna nubile di 25 anni. Maria ne viene a conoscenza attraverso una lettera che le invia la madre. So bene, figlia mia, che il destino dell'Inghilterra può apparirti privo di valore, tu, fresca e felice sposa, ma sappi che fino al giorno in cui Elisabetta non si sarà maritata e non avrà generato eredi, sei tu la più prossima candidata al trono d'Inghilterra. Le complicazioni createsi per via della successione al trono inquietano e confondono Maria, che decide di consultarsi con il suocero Enrico II. Il re di Francia, in quell'occasione, le fa un'inattesa rivelazione che getta una luce livida sull'intera vicenda. Vostra cugina Elisabetta è figlia di Enrico VIII e della sua seconda moglie, Anna Bolena. Ma Santa Romana Chiesa non ha mai riconosciuto la loro unione, dal momento che Enrico VIII aveva divorziato da Caterina d'Aragona. Pertanto, Elisabetta non ha alcun diritto a quel trono. È solo un'usurpatrice. È ormai chiaro che le due cugine diverranno acerrime rivali e per non perdere tempo Enrico II dispone che la nuora sia proclamata immediatamente regina d'Inghilterra, Irlanda e Scozia. Ma la situazione è destinata a precipitare ancor più quando alla morte dello stesso Enrico II Maria Stuarda ed il consorte Francesco vengono incoronati sovrani di Francia. Scrive John Knox: l'ascesa al trono di Maria alimenta l'odio della vedova Caterina dei Medici nei confronti della nuora più giovane, più bella e di rango più nobile. Odio che divenne giorno dopo giorno più intenso e sfociò ben presto nella tragedia. Nel novembre del 1559, ritornato da una battuta di caccia, Francesco II cade svenuto mentre assiste ai vespri della Cappella dei Giacobiti. In pochi giorni le sue condizioni peggiorano e il 5 dicembre muore fra atroci tormenti. Secondo la versione ufficiale, il decesso sarebbe stato causato da febbri reumatiche, ma gli storici ipotizzano addirittura che Caterina de' Medici fosse tanto gelosa da essere stata lei ad avvelenare il figlio per estromettere la nuora dal trono francese. Maria Stuarda, che non ha abbandonato un solo istante il capezzale dell'amato consorte, è ora senza forze, prostrata da un immenso dolore. Ma viene ben presto scossa dalle parole durissime della suocera. È necessario che mi restituiate i gioielli della corona e cominciate a considerare una nuova impronta da dare alla vostra vita. Siete sola, troppo giovane per governare un regno come la Francia. Qui non siamo in Scozia fra i barbari. Ricordatevelo bene. L'unica cosa che posso rispondervi in questo momento è che mi rinchiuderò nelle mie stanze con il solo conforto di una fievole torcia, in modo da abbandonarmi completamente al mio dolore. Nella mia mente non v'è spazio per pensare a me. La sola cosa che voglio ricordare è il mio amato sposo e pregare che possa perdonare la vostra perfidia. Maria Stuarda, comunque, si trova ben presto costretta a prendere una decisione: sposarsi una seconda volta o tornare in Scozia. Ed è quest'ultima la sua scelta. Il 14 agosto del 1560, imbarcandosi per raggiungere la terra natale, Maria osserva la costa francese allontanarsi ed è in quel momento di malinconia e di sconforto che ha un presentimento. Addio, mia adorata Francia. Non ti rivedrò mai più.
Giunta in Scozia, trova il paese sotto l'influenza del protestante John Knox, che giudica il governo di Maria Stuarda, regina cattolica, un'autentica sciagura. Ben presto gli scontri fra i due diventano leggendari. Io affermo il diritto di ribellarmi a un reggitore indegno che si oppone alla parola di Dio e della Chiesa come siete voi. Non mi importa di quel che andate blaterando, Knox. Voi non siete la Chiesa che intendo curare. Io difenderò la Chiesa di Roma perché quella è la vera Chiesa di Dio. Superando una serie di difficoltà, Maria riesce comunque a instaurare un regime di sincera tolleranza religiosa. Il clima di benevolenza che circonda Maria Stuarda non è però destinato a durare. Tutto ha inizio con un infausto incontro, quello con Lord Dunley, capo della fazione cattolica scozzese. La bruciante passione che subito la divora la condurrà infatti a un gioco fatale. La regina, senza seguire la ragione, decide di sposare Lord Dunley, commettendo così il più grave errore della sua vita. Ben presto Dunley si rivelò arrogante, politicamente inetto e assiduo frequentatore di taverne. Maria lo esclude dalla vita di corte e prese a passare la maggior parte del proprio tempo con il suo segretario particolare, Davide Riccio. La tragedia è imminente. Temendo che Maria possa ripudiarlo e sposare Riccio, Dunley organizza un complotto per eliminarli entrambi. Una notte, mentre i due amanti stanno giocando a carte negli appartamenti reali, Dunley irrompe con quattro compagni e si avventa su Riccio. Così viene descritta la scena in una cronaca del tempo. Strapparono le dita dell'italiano dalle vesti della regina, ed egli fu trascinato, nonostante gli urli e i calci, fuori dalla camera da pranzo, attraverso la camera da letto, fino alla sala dei ricevimenti. Venne ucciso da 50 o 60 pugnalate. Un macello selvaggio per un piccolo corpo come il suo. Mentre i complici si allontanano, Dunley rimane, perché vuole essere egli stesso ad uccidere la regina. Maria, che aspetta un figlio da lui, non si perde d'animo e lo affronta. Se intendi eliminarmi e instaurare un nuovo regime, sappi che rischi di finire rinchiuso in una segreta del castello, o eliminato. Sappi che compagni che hai scelto per il patetico complotto non ti sono più fedeli di quanto tu non lo sia a me. Qui nel mio ventre c'è l'erede al trono, tuo figlio. Non credi che per proteggere le tue ambizioni dovresti proteggere anche lui? Dunley si getta ai piedi di Maria e le domanda perdono. 3 mesi dopo nasce il loro figlio, Giacomo, l'erede al trono, che però non segna la pace definitiva fra i due coniugi. Maria si innamora infatti di un altro uomo, il conte di Bothwell, suo fervido sostenitore. Ancora una volta, la bruciante passione la fa precipitare in un abisso di inganni ed intrighi, in cui anche Dunley rimarrà letteralmente vittima. Scrive lo storico Stefan Zweig. Lord Bothwell fu giudicato colpevole dell'omicidio di Dunley, ma grazie ai suoi altolocati sostenitori, riuscì a evitare la prigione. In quel momento fu l'atteggiamento di Maria Stuarda che stupì tutti. Infatti, soltanto 3 mesi dopo la morte del marito, sposò Bothwell, il suo assassino. Il gesto fece sospettare che lei stessa avesse preso parte alla congiura per eliminarlo. Il nuovo matrimonio getta scompiglio a corte e aliena alla regina le simpatie dei sudditi. Ad un certo punto il popolo insorge. Mentre Maria e Bothwell si trovano in luna di miele nel castello di Borthwick, la fortezza viene assediata dalla folla, che la invoca a gran voce e le chiede di ripudiare Bothwell. Maria Stuarda è inamovibile. La vostra richiesta è priva di qualsiasi logica. Né il regno né i sudditi potranno mai convincermi a rinunciare all'uomo che amo. La regina sconfitta viene rinchiusa al castello di Lochleven e costretta ad abdicare in favore del figlio Giacomo, che ha solo 13 mesi. Figlio mio, ti cedo la corona che ho ereditato 24 anni fa, firmando in una prigione su un'isola solitaria, senza nessun consigliere e circondata da soldati. Sono ammalata. La mia pelle è gialla e pustolosa, tanto che temo di essere stata avvelenata.
Quando sarai cresciuta abbastanza per leggere questa lettera, sappi che ti ho amato infinitamente e che avrei preferito donarti il regno io stessa invece di esserci costretta come un animale allo stremo delle forze. Ma per Maria Stuarda non è ancora giunta la fine. Mesi dopo, infatti, dopo essere riuscita a fuggire grazie ad un travestimento procuratole dai suoi fedelissimi, raduna un altro esercito per combattere i protestanti. Ma è una nuova sconfitta. E questa volta, per evitare la cattura, si imbarca per l'Inghilterra, non prima di aver scritto alla cugina rivale Elisabetta. È la sua ultima carta. Sulla nave la regina ebbe un'improvvisa premonizione del fatto che l'attendeva in Inghilterra e ordinò ai battellieri di portarla in Francia. Ma i venti e la marea erano contro di lei e il battello proseguì inesorabilmente verso l'Inghilterra. Quando mise il piede sul suolo inglese, la regina Maria incespicò. Questo vaticinio, che poteva essere interpretato sotto una luce sinistra, venne preso dai suoi seguaci come un segno che la loro regina stava venendo a prendere possesso del paese. La presenza di Maria sul suolo inglese inquieta Elisabetta, che scogita contro di lei uno stratagemma. Mia cugina non dovrà mai lasciare il suolo inglese, né rivolgersi alla Francia per chiedere aiuto. È una donna estremamente pericolosa che deve essere tenuta sotto controllo. Da questo momento fino a nuovo ordine, Maria Stuarda è nostra prigioniera. Il 19 maggio 1568, Maria viene così condotta al castello di Carlisle e posta sotto sorveglianza. Un paio di mesi più tardi viene addirittura segregata al castello di Bolton, nello Yorkshire, ma rimane convinta che la prigionia sarà momentanea. Collaborerò con l'inchiesta sull'omicidio di mio marito e sono sicura che provare la mia innocenza sarà soltanto una formalità. Presto sarò di nuovo libera di tornare nel mio paese. I giorni di pioggia sono finiti, lo sento. Ma i suoi oppositori producono una serie di scritti, conosciuti come lettere dello scrigno, che fanno credere alla sua colpevolezza. In seguito, le lettere vengono giudicate false e ogni partecipazione all'omicidio infondata. Ma a Maria Stuarda non viene neppure data la possibilità di potersi difendere davanti alla corte. La cugina Elisabetta decreta quindi che l'imputata, giudicata colpevole, venga trasferita al castello di Tetbury. Il viaggio fu lungo ed impervio, e Maria cadde malata lungo il cammino. La vita e la salute di Maria cominciarono a percorrere un triste declino. A 26 anni venne confinata in quell'umida prigione, relegata al ricamo e alla lettura. Gli anni successivi, che vedono le sue condizioni fisiche peggiorare sempre più, sono caratterizzati anche da diversi tentativi di congiura ai danni di Elisabetta I, che vengono regolarmente attribuiti ai seguaci della sventurata Maria. Ma a decidere infine del suo destino sarà il complotto del 1586, consegnato alla storia con il nome di Congiura di Babington. La vostra analisi è chiara. E l'appoggio risolutamente, Lord Babington. Sappiate che devono essere dati ordini che quando il vostro progetto sia stato portato a buon fine, io possa essere immediatamente condotta fuori di qui e restituita a ciò che mi spetta di diritto. La lettera di Maria Stuarda viene intercettata e la congiura smascherata. Babington viene arrestato e messo a morte, mentre Maria è accusata di alto tradimento. Il processo ha inizio il 15 ottobre 1586, nella grande sala di Fotheringhay. Maria Stuarda pronuncia il suo ultimo discorso, rimanendo calma ed altera. Sono io stessa una regina, figlia di re, straniera e autentica cugina della regina d'Inghilterra. Come regina assoluta io non posso sottomettermi agli ordini né alle leggi del paese senza recare insulto a me stessa. Io sono sola, senza il consiglio di un legale, senza nessuno che parli a mio favore. Le mie carte, le mie annotazioni mi sono state tolte, cosicché io sono priva di qualsiasi aiuto.
e presa in condizioni di svantaggio. Ciò nonostante, quello stesso giorno viene raggiunto il verdetto di colpevolezza. Il primo febbraio del 1587, dopo mesi di esitazione, Elisabetta firma la condanna a morte e in una lettera la motiva così. Molti hanno giudicato la nostra azione come un'esecuzione sommaria ai danni di una sventurata. Mentre noi siamo stati costretti ad agire in tal modo per salvaguardare il paese da un pericolo capace di sovvertire la vita stessa del regno. Nostra cugina, lungi dall'essere una sventurata, era una temibile nemica di questo paese e come tale doveva essere fermata con ogni mezzo. Una settimana dopo, Maria Stuarda viene condotta al patibolo e, inginocchiandosi, rivolge a Dio le sue ultime parole. In voi, Signore, è la mia fede. Non lasciate che mai sia confusa. Nelle vostre mani, o Signore, io confido il mio spirito. La regina appoggia dunque il capo sul ceppo e chiude gli occhi. La lama si abbatte spietata. Dio salvi la regina! È il grido trionfante del carnefice che solleva il macabro cimelio. Il conte di Shrewsbury, uno dei carcerieri di Maria, sta per fargli eco, ma deve interrompersi, perché la voce è rotta dall'emozione. Gli altri presenti sono sbigottiti. L'aria è mesta. Così muore Maria Stuarda, regina di Scozia e legittima erede del trono d'Inghilterra. Nel baldacchino reale a Sheffield, lei stessa aveva ricamato quello che può essere considerato il suo epitaffio. Nella mia fine è il mio principio. Al tragico destino di Maria Stuarda si ispirarono Alfieri, Schiller, Donizetti, in tempi più recenti anche Dacia Maraini. Perché tanto interesse? Perché è la storia di due donne, di due regine, rivali, e parenti, erano cugine, molto molto diverse tra loro. L'una soccomberà nel vero senso del termine all'altra e tutti questi elementi portano ad una naturale riflessione sulle donne ed il potere. E qui con noi una donna che di politica e di potere se ne intende veramente, Irene Pivetti. Vedremo insieme le diverse sfaccettature di questo rapporto fra Maria Stuarda ed Elisabetta, ma vorrei cominciare dalle difficoltà che entrambe avevano nel conciliare femminilità e regalità. Lei che cosa ci può dire in proposito? Quasi impossibile avere l'una e l'altro nello stesso momento, vivere bene l'una e l'altra cosa. Maria Stuarda ed Elisabetta sono paradigmatiche in questo senso, veramente due archetipi di questa impossibilità di conciliarlo. Che poi esistano alcune donne di potere che hanno in sé degli elementi di femminilità, questo fa parte, diciamo, della loro natura, ma non possono dedicare a questa femminilità un garbo, un'attenzione. Io penso una delle donne più belle che ci siano mai state di potere, Benazir Bhutto, ad esempio, in una posizione di potere anche perché figlia di un ex primo ministro e esponente di una corrente molto forte, quindi sostenuta, sostenutissima, anche quasi per ragioni dinastiche in quel ruolo, e tuttavia molto bella e anche con una certa cura della sua persona, benché del mondo islamico portava questo velo con grandissima grazia, insomma questo era evidente, e tuttavia dedita soprattutto alla gestione del suo potere. Una donna non può avere troppe attenzioni per sé nel momento in cui gestisce la cosa pubblica, un po' perché le manca il tempo e questo la accomuna agli uomini, e un po' perché senza alcun dubbio dedicare attenzione alla propria femminilità è un segno, un chiaro segnale di debolezza per tutto il mondo maschile, e quindi è molto pericoloso se vuoi conservare il potere. Ricordo donne straordinarie, ad esempio come Golda Meir, Indira Gandhi, che non solo erano poco femminili, ma oserei dire assessuate. Secondo lei avrebbero avuto lo stesso carisma se fossero state differenti? Sicuramente no, e aggiungiamo a questa lista anche Margaret Thatcher, che è un'altra donna di potere e di grandissimo polso, sposata con, penso, un ottimo marito, capace di stare accanto a una donna così energica, io credo con grande intelligenza, però anche capace di rimanere nell'ombra, non soltanto dal punto di vista, come dire, professionale, ma lasciando quasi intendere che pure sua moglie fosse una di queste persone sostanzialmente assessuate.
Sono convinta che non ci sia una, per ora, e non so fino a quanto tempo, ma insomma una sostanziale alternativa a questo atteggiamento. Lei ad esempio è cambiata molto da quando non ricopre più un ruolo politico di rilievo, nel look ma anche nel sorriso, nel modo di porsi. È solo un caso? No, naturalmente non è un caso. Sono cambiata perché sono cambiata dentro e sono cambiate anche le mie funzioni sociali, professionali, e sarebbe del tutto ridicolo se io mi atteggiassi con lo stesso rigore con cui invece una volta vivevo. Oggi la mia vita non soltanto implica una famiglia e quindi un marito, un amore, ma anche un ruolo, come dire, legato all'intrattenimento e anche all'informazione, quando faccio informazione, ma insomma che è tutt'altra cosa del rigore istituzionale che si richiede alla terza carica dello Stato, qualsiasi età abbia, di qualsiasi sesso sia. Io indossavo i miei tagliorini, tanto criticati, io sono felicissima che siano tanto criticati, perché la cosa in un angolo della mia mente mi lusinga molto nella vanità, non so bene spiegare perché, ma li indossavo come un carabiniere indossa la sua divisa, ecco. E li ritenevo, e li ritengo tuttora, del tutto adeguati per quel ruolo. Non dovevo essere né bella né gradevole, bensì ordinata e rigorosa, e credo di esserlo stata. Una certa difficoltà a scindere i sentimenti dal resto è una delle accuse che più spesso vengono mosse a noi donne, questo può anche essere, ma lei non crede che non qua, in alcuni casi questo non ci induca ad avere un maggiore intuito e alla fine finisca per costituire più un vantaggio invece che un punto di debolezza? Io credo che una persona che sa essere sensibile e che sa essere, dico una parola che pare scandalosa, vulnerabile nei confronti degli altri, è una persona che ha senz'altro una marcia in più. Spesso le donne sono di questo tipo, per fortuna esistono anche alcuni uomini così sensibili, ma in generale sono le donne, anche perché la maternità e comunque la natura che le prepara alla maternità, le plasma in questo senso, hanno un grado di conoscenza in più della realtà. Poi devono decidere come spenderlo. Se ti ritrovi a gestire del potere, fatti forte di questo grado di sensibilità in più e grado di conoscenza in più, ma non pensare di cavarne una soddisfazione. Per intenderci, potrai soffrire di più per un attacco, potrai magari innamorarti, dico anche intellettualmente, di qualcuno che ti sta accanto o che non ti sta accanto ma che tu ammiri per qualche motivo. Non pensare di imbastire con costui una storia d'amore ecco, perché questo sarebbe distruttivo, assolutamente distruttivo. Vivere con grandi passioni e grandi sentimenti è un modo per immergersi di più nella realtà e quindi per comprenderla di più. Ribadisco che vale anche per alcuni uomini, viva Dio, qualcuno l'ho incontrato, uno l'ho sposato e ne sono veramente felice, mi considero privilegiata per questo. Però è vero che le donne pagano di solito questo, che è un prezzo piuttosto alto. Se decidono di non soffrirne e quindi di goderne in qualche modo, e quindi manifestare i loro sentimenti, ad esempio, sappiano che è un grande lusso. È un lusso che si paga in termini di solito di prestigio sociale, di solito in termini di potere nelle mani, quindi devi averne di più per poterne spendere un po' per goderti la vita. Lei ha appena accennato alla maternità. Ecco, è difficile che la storia ci riporti di casi di grandi rapporti affettivi fra genitori e figli all'interno delle case regnanti. Lei crede che sia così anche oggi? È possibile, è così in qualsiasi dinastia dove c'è un grosso patrimonio o economico o di potere da tramandare nella generazione successiva. Questo implica un tale dovere di responsabilità, perché quel patrimonio non è privato della famiglia, è un patrimonio comunque della comunità, insomma dello Stato se si tratta di uno Stato, della società se si tratta di una grandissima azienda. Ed è necessario che gli eredi siano educati sin dalla nascita a gestire questa cosa. Questo spesso preclude in qualche modo gli affetti o li ostacola, anche quando non ci sia, come dire, della cattiva volontà o delle rivalità, anche quando non ci sono cattivi pensieri dietro questa condotta, è comunque necessario che gli eredi in qualche modo da subito si attrezzino per gestire questo patrimonio. Questo probabilmente indurisce, può portare ad indurire i rapporti. E uscendo dalle case reali per entrare in quelle della politica, dove non vigono certe regole restrittive, si tende comunque a sacrificare la famiglia? Lì per motivi diversi. La politica che conosciamo oggi è essenzialmente una politica borghese, dove c'è di dinastico c'è rimasto molto poco. Parlo naturalmente dell'Occidente, si capisce, delle democrazie occidentali, e lì la famiglia viene di solito sacrificata per ragioni anche pratiche. Primo, fare politica è un mestiere a tempo pieno, vuol dire giorno e anche notte, di solito negli orari in cui gli altri riposano, perché io i comizi li faccio sabato e la domenica.
e quando gli altri non lavorano, quindi nel tempo in cui dovrei stare con la mia famiglia, io li facevo quando era il mio tempo, naturalmente, adesso io politico in generale. Prima ragione. Seconda ragione, il Parlamento essendo a Roma e fino a quando il potere insomma sostanziale è concentrato, ed è giusto che sia così, all'interno di un unico luogo fisico, cioè la capitale, chi non vi abita vive un certo numero di giorni della sua settimana lontano dalla sua famiglia, e questa è una ragione molto umana, non giusta, però molto umana, del tutto comprensibile, per cui a molti capita di perdere i contatti con la propria moglie, col proprio marito e talvolta persino con i propri figli, e purtroppo succede che siano frequentissimi i casi di politici con due famiglie. Questo perché noi siamo esseri umani, abbiamo bisogno di sentirci amati e di avere attorno a noi delle persone che ci vogliono bene. Certamente. E quindi cerchiamo di ricreare un ambiente affettivo quando siamo costretti a vivere lontano da quello. Signora Pivetti, a scuola le piaceva studiare la storia? Sì, molto, devo dire, anche per grandissimo merito dei miei insegnanti, ma mi piaceva molto. E qual era il personaggio femminile che le piaceva di più? Ma il personaggio storico in assoluto che ho amato di più non era una donna ma un uomo, ed era Carlo Magno. Io credo di essermelo studiato, spremuto, bevuto in tutte le salse, perché mi sembrava un personaggio straordinario, e in parallelo con lui l'imperatrice Irene di Costantinopoli, che è vissuta nello stesso periodo in una corte politicamente molto ma molto più sofisticata e tuttavia storicamente perdente. Quindi questo grande amore a distanza, mancato naturalmente, possibile grandissimo amore che la storia non ci ha consegnato tra Carlo Magno e l'imperatrice Irene, mi affascinava. Devo dire che Maria Stuarda è stata un'altra delle grandi personalità femminili che mi hanno molto colpito, non tanto per le sue sventure quanto per la sua assolutamente indomita energia e voglia di combattere anche quando la partita era chiaramente persa. Secondo lei, anche se era una donna che si è lasciata dominare dalle passioni, quindi era una donna forte, non fragile? Io credo che Maria Stuarda abbia pagato un prezzo altissimo all'anaffettività nella quale è cresciuta. Questo purtroppo è un pedaggio doloroso che molti eredi, regali qualche volta, io ci aggiungerei le grandi famiglie imprenditoriali altre volte, pagano, perché la contropartita di quel senso di responsabilità che viene trasmesso agli eredi sin dalla nascita è appunto la mancanza di affetto, figure che crescono senza una madre, senza un padre, di fatto, che sia pronto a coccolarli prima che a spiegar loro la vita. E questo è toccato a Maria Stuarda. Questa anaffettività si paga molto cara nell'età in cui poi gli affetti, gli amori si sviluppano. Dopo il suo amore infelice, il suo matrimonio conclusosi infelicemente, è una donna che ha cercato con furia, ecco, quell'affetto che non aveva avuto da piccola, in sostanza questi suoi innamoramenti anche irragionevoli, certo. eccessivi per il destinatario, non perché sia sbagliato innamorarsi alla follia, ma è sbagliato innamorarsi alla follia di uno che non ne vale la pena, ecco. Questi sono purtroppo estremamente tipici di donne come lei. Elisabetta era molto diversa da lei, e anche a cominciare dall'aspetto fisico, era meno attraente, però era dotata di un carattere più forte, severo. Secondo lei potrebbe aver avuto dei complessi, diciamo, di natura molto, molto femminile nei confronti della cugina Maria? Cioè si vedeva brutta e non affascinante, non lo so, può essere, però io credo che Elisabetta aveva avuto un padre. Forte, fortissimo, e presumibilmente gli assomigliava anche tanto, questo Enrico VIII, che credo sapesse dare molto alle donne, compreso alla figlia, insomma, e in questo era più forte di sua cugina. Non lo so se invidiasse in lei la vanità, perché la vanità, la bellezza, voglio dire lo charme, perché quello charme costava talmente tanto in termini di potere a Maria Stuarda, che credo Elisabetta fosse ben contenta del cambio, a tutto suo vantaggio. Un attenuante agli errori fatali commessi da Maria Stuarda è la giovane età in cui si è trovata con forti cariche di responsabilità. Era un fatto, tra l'altro, che soprattutto un tempo accadeva molto frequentemente. Lei che è stata la più giovane presidente della Camera dei Deputati, ha avuto il timore di sbagliare per via di un'esperienza ancora limitata, data l'età? Beh, io ho avuto il timore di sbagliare, e mi auguro che il Signore mi lasci il timore di sbagliare fino a quando avrò 120 anni e starò forse per cominciare a invecchiare, non so, comunque insomma fino all'ultimo istante della mia vita, perché è un modo per essere autocritici, per evitarli gli errori se possibile.
ero giovane, Maria Stuarda quell'età lì credo che fosse già morto o stava per morire, insomma siamo, avevo vissuto tutto molto prima, quindi sì, certo ero giovane, ma non proprio del tutto sprovveduta, credo, ecco. Maria Stuarda era cattolica, mentre Elisabetta era protestante. Questo era motivo di grande rivalità fra loro e anche all'interno del paese, soprattutto. Le chiedo quanto oggi, in uno Stato democratico, incide l'aspetto religioso. Incide abbastanza poco. È normale che sia così. Lo Stato è non solo perché è democratico, ma soprattutto perché è laico nelle sue intenzioni. Nel caso di Maria Stuarda ed Elisabetta, va forse osservato che il protestantesimo di Elisabetta, essendo l'anglicanesimo, giovanissima, corrente protestante nata col padre, con Enrico VIII, e che non implicava alcuna distinzione sul piano dottrinale, era davvero uno scisma per il potere nelle sue origini. Oggi il discorso è un pochino più complicato, anche dal punto di vista dottrinale ci sono dei ragionamenti da fare con gli anglicani, ma all'epoca non era così, era proprio uno separarsi dalla Chiesa di Roma per l'effetto politico che questo poteva avere, quindi il conflitto religioso è religioso per modo di dire, è tutto un conflitto di potere quello fra le due donne. Oggi la religione divide le parti del mondo all'interno di uno Stato, francamente non divide molto. Ci sono certamente delle istanze etiche che sono soprattutto care ai cattolici, ma nelle quali si riconoscono anche tantissimi laici, che riguardano ad esempio la difesa della vita, però questo è ben altra cosa che una divisione su un piano religioso. La storia ci racconta spesso di regine, di imperatrici, anche amate, rispettate, temute, oppure di eroine, o di mogli, o meglio amanti, che hanno avuto grandi influenze su uomini politici. Ma prima di vedere una donna inserita politicamente con un ruolo di primo piano, abbiamo dovuto attendere secoli. Secondo lei, Pivetti, nel nostro cammino verso la pari opportunità nei confronti degli uomini, a che punto stiamo? Così e così, direbbero gli inglesi, so and so. Il ruolo che gli uomini prediligono per le donne, e che purtroppo anche moltissime donne prediligono per le donne rispetto al potere, è quello di consigliere, è quello di amanti, è quello di suggeritrici, è quello insomma della primissima seconda linea. Perché non lo so, ancora non me lo spiego, ma ho visto che succede. Ruoli di primo piano in realtà sono difficili quando non ci sono, mi spiace dirlo perché sono sempre stata contraria a questa politica, ma delle quote o degli spazi riservati. Le dinastie sono un esempio di quote, perché se la dinastia è ereditaria anche in senso femminile, in fondo io è come se riservassi una quota, cioè nasci femmina, c'hai diritto anche perché sei femmina. Io penso che noi paghiamo un prezzo molto alto all'Ottocento. Il secolo nel quale forse più di qualsiasi altro le donne sono state escluse dal potere è stato l'Ottocento. Per motivi culturali e filosofici senz'altro il romanticismo ci è costato caro, questa idealizzazione astratta della figura della donna è servita essenzialmente per relegarla, non in cucina magari, perché la cultura letteraria prevedeva in cucina le cuoche, sia chiaro, donne, ma magari nel salotto a chiacchierare con le amiche a prendere il tè, se parliamo di cultura borghese dell'Ottocento, e pochissimo a sporcarsi le mani con la realtà esterna alle mura domestiche. Questo più di quanto fosse accaduto, per dire, nel Cinquecento, dove in fondo le armi non erano così importanti per la conservazione del potere in senso diretto, venivano affittate dai mercenari, e quindi il gioco del potere nelle varie corti italiane, ad esempio, era libero, un libero scontro di intelletti fra maschi e femmine, vinca il migliore, e ne contiamo di regnanti donne, e non sempre solo per ragioni dinastiche. Insomma, ci sono state delle epoche della storia, anche del passato, in cui le donne in fondo avevano più spazio di oggi. Si conclude qui questa intervista a Irene Pivetti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito.